Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi inizia il vlog del fine settimana più bello dell'anno perché lo aspetto da 2 anni. Infatti oggi vi porto con me, anzi oggi e domani, perché finalmente torniamo in scena col nostro gruppo teatrale. Ormai lo sapete se mi seguite da un po', io faccio parte di questo gruppo che ha organizzato negli anni tantissimi spettacoli. Anzi, se vi siete persi qualche video, magari vi lascio giù nell'info box il video in cui parlo di tutti gli spettacoli che abbiamo fatto. Beh, lo sapete, la pandemia purtroppo ha bloccato tutto. Le rappresentazioni teatrali sono state vietate per tanto tempo, oppure la capienza dei locali era molto limitata e quindi abbiamo deciso di aspettare a presentare la nostra nuova commedia nel momento in cui, insomma, ci sarebbe stata la libertà di riempire i teatri come accadeva una volta. Finalmente il momento è arrivato, grazie al Green Pass, chiaramente. Quindi oggi e domani porteremo per la prima volta sul palcoscenico una commedia che appunto prepariamo da 2 anni. Si chiama Il mistero del misterioso assassino. È una commedia che ci ha un po' messo alla prova perché non è un musical. Abbiamo sempre fatto dei musical, invece quest'anno abbiamo presentato questa commedia che è tutta recitata, quindi c'era veramente tanto da imparare ed è super 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 divertente. Sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi stasera e lo spettacolo sarà stasera e domani pomeriggio, quindi sabato sera e domenica pomeriggio. E niente, quindi io direi di cominciare con i preparativi. Adesso pranziamo e poi preparo tutto quello che devo portare al teatro con me e niente, vi faccio vedere quanto è bello seguire le proprie passioni, perché io penso che un'emozione così bella si viva soltanto quando si fa veramente ciò che si ama e quando l'attesa è stata così lunga ce la godiamo ancora di più. Allora ragazzi, sto partendo, ma voglio farvi vedere che luce meravigliosa ha questo tramonto. Thank you.
1, 2, 3, prova, no, no, arrivo! Bradipo bevi il brodo, Bradipo bevi il brodo, sì sì, 1, 2, 3, prova, sì! Ritorno giù, ritorno là! Entriamo adesso nel bagno delle attrici. Allora, signorina, sto aspettando la truss. Non hai trucchi? No. L'altra sta non provando i costumi di scena. Dai, e non hai trucchi? L'altra si sta truccando e in questo momento è l'unica che ha i trucchi. È l'unica che e li ha offerti a tutti, tra l'altro. E che ha dato da... E adesso sveliamo la pettinatura. Allora, noi siamo quasi pronti per partire, manca un'ora, stiamo aspettando la pizza, mangiamo tutti insieme e poi finiamo di truccarci, di prepararci e si parte. Questo, non so se si riesce a vedere, Fanny, si riesce a farlo vedere, questo è il nostro palco. Abbiamo praticamente ricreato un salotto e visto che in questo musical, per la prima volta, non ci sono dei veri e propri cambi di scenografia totali, abbiamo potuto inserire degli oggetti un po' più di qualità, belli, pesanti, che appunto non verranno spostati. Quindi c'è mobili veri, un divano vero con la sua poltrona, e un caminetto acceso, insomma abbiamo cercato di crearlo bello in ogni dettaglio. È arrivata la pizza. Chi è particolarmente ansioso, mi raccomando, respirazione. Ricordatevi che dipende da voi il risultato di cosa percepisce la gente in sala. Per cui tranquilli, rilassati, siamo fra di noi, pensate a divertirvi, ragazzi. Dopo 2 anni che vi preparate, se non vi divertite mi fate fregare dall'ansia. Non correte, l'ansia generalmente fa correre. Non correte. Dovete andare tranquilli, rilassati. Come vi ho detto oggi, le pause in questo spettacolo sono fondamentali, fondamentali. Ok? Detto questo, diamo il via a questa meravigliosa avventura insieme, ragazzi. 1, 2, 3, merda, merda, merda! Quindi direi che possiamo riprendere dal principio. Quindi ok, buon divertimento e sigla. Ancora tu, pensavo che dopo la morte della zia non avrei più dovuto rivedere quella tua faccia da verme. Devi reagire. Oh! Ma sì! Un episodio che risale a... Fatti a sedere. Quella sera Mary entrò circa alle 22:30. Era di pessimo umore. Si accorse della presenza di Ashton sentendolo parlare al telefono e lo aggredì immediatamente. Della polverina magenta. Esattamente. Questo significa. Eh sì! Scusate, la sballozza nel naso. Dopodiché provò a chiamare il giovane marito. Ashton! Ashton! Ma come è appurato Ashton si trova al pub? Ashton ottemperò e uscì dalla stanza. Vi fece ritorno. Ashton ottemperò e uscì dalla stanza. Ashton ottemperare, eseguire, ubbidire. Dice ottemperi, che ottemperi, le matite. E uscì dalla stanza. Giorno 2. Eccoci qua, ragazzi, è iniziata anche questa seconda giornata dedicata al nostro spettacolo. Quindi siamo domenica, abbiamo appena finito di pranzare, io sono a casa dei miei genitori perché in questo momento c'è l'ultima corsa di Formula 1, non so se siete appassionati, comunque mio marito e il mio babbo sono molto appassionati, quindi sono giù a guardarla insieme e quindi siamo venuti a pranzo qui, anche perché il teatro è proprio qui vicino, quindi torna comodo perché una volta finita la corsa ci prepariamo e andiamo in teatro. Lo spettacolo sarà a metà pomeriggio, ieri è andata molto bene, non avevo
tempo ieri sera di mettermi a registrare tutte le mie opinioni o comunque le mie emozioni, ecco, del dopo spettacolo, anche perché siamo andati subito a bere, a farci una bevuta tutti insieme per festeggiare. Anzi, vi lascio un breve video. A noi, a questo prima che è andata super bene, e alla giornata di domani perché andrà ancora meglio. Quindi dopo questo festeggiamento siamo tornati a casa, eravamo stanchi morti, mi sono struccata e sono subito andata a letto. Come vedete, la mia amica Elisa mi ha fatto questi riccioli che si sono mantenuti, non si sa come, perché sui miei capelli i riccioli non tengono, si sono mantenuti per tutta la notte, quindi oggi darò soltanto un ritocchino e poi insomma sono già pronta, per fortuna. Lo spettacolo ieri è andato molto bene, siamo molto soddisfatti, eravamo emozionatissimi, raramente siamo stati così tanto emozionati ed è stato veramente molto bello. È proprio vero che quando sei sul palco, all'interno della storia che stai rappresentando, quello diventa la tua realtà, il tuo mondo, e quindi ti immergi nel personaggio perché ti senti veramente a casa, ecco, su quel palcoscenico. Per me perlomeno è stato così, un po' per tutti noi. Anche al pubblico ho visto, è piaciuto tanto, hanno riso molto, ci sono stati tanti applausi e questo chiaramente ci ha aiutato a dare il meglio di noi, quindi insomma bellissimo, veramente molto bello e molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato. Niente, quindi adesso io vi saluto e vi porto con me tra poco al teatro, dove riprendiamo un po' in mano tutta la situazione e ci prepariamo per la nostra seconda esibizione. Se la conti sempre da un rapus. Bravo, bravo Ashton, bravo, bravissimo, ottima osservazione. La segreta speranza che Mary ci desse la contessa. Abbiamo capito, Ashton, ok. Capito perché somministrava la segreta speranza se Mary ci desse la contessa in preda a un rapus. Ashton, capisco l'euforia dovuta alla giusta osservazione, ma non c'è qualcos'altro che lei vorrebbe dire a Greta riguardo ai suoi sospetti? In vero? Ah, è in vero, scusa, Smaia. Cosa smaia? In vero mi... Cosa smaia? In vero l'infermiera tedesca dell'iniziata più accreditata, in quanto unica virtuale rete della contessa. Nel ridestarsi la contessa si meravigliò ancora di più nel constatare che il bicchiere già due volte svuotato fosse ancora perfettamente pieno. E che cazzo? Mr. Ashton Peabody, lei rimane comunque l'assassino di Jean-Pierre Dubois. Ragazzi, questo bellissimo weekend è terminato. Oggi è lunedì e niente, sembra quasi un sogno quello che abbiamo vissuto tra sabato e domenica, ma sono qui per dirvi due parole in più chiaramente sulla giornata di ieri, della quale non vi avevo ancora parlato, perché se possibile la giornata di domenica è stata addirittura migliore di quella di sabato, non solo perché c'era più gente, quindi c'erano più persone a vederci, il pubblico era ancora più partecipe, quindi tante risate, tanti applausi, e questo in realtà aiuta tantissimo gli attori sul palcoscenico.
non abbiamo sbagliato niente, perché in una commedia che dura quasi 2 ore, tutta recitata, in cui dovevamo imparare veramente tanto, non solo di battute ma anche di movimenti, entrate, uscite e così via, il rischio di sbagliare ovviamente c'è, sono piccole cose, molto spesso se ne accorgono solo gli attori, non se ne accorge neppure il pubblico, però succede, e abbiamo infatti una suggeritrice che è la mia mamma proprio per questo. Ma veramente ieri non c'è stato neppure bisogno di questo, è andato tutto liscio come l'olio. Siamo così contenti che non vediamo l'ora di riportarlo in scena, perché dopo 2 anni di preparativi non ci limitiamo a 2 sole esibizioni, quindi speriamo di riportarlo in scena durante l'inverno, sicuramente lo faremo in estate e così via. Io lo faccio qui pubblicamente, anche se in realtà l'ho fatto anche di persona, di ringraziare i miei compagni di avventura, perché è stato un percorso meraviglioso che mi ha vista trovare degli amici veri, sinceri, appassionati, seri, responsabili, divertenti, insomma tutti gli aggettivi positivi che potete trovare. Io li regalo a questi ragazzi con i quali ho condiviso il palcoscenico in questo fine settimana, ed è stato bello avervi con noi, chiaramente, perché tutto questo rimarrà un bellissimo ricordo, questo vlog intendo, un bellissimo ricordo di queste 2 giornate. Bene ragazzi, allora il video finisce qui, grazie per la compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono soprattutto questo genere di video, i vlog in cui vi porto nella nostra vita, e se anche voi avete una passione così bella e travolgente come può essere il teatro. Vi abbraccio forte e ci vediamo presto in un altro video. Ciao!